Novità importanti in ospedali efficienti, ma anche situazioni di forte criticità con contraddizioni evidenti. Ci sono reparti di alcune strutture con poco personale dove le turnazioni sono spesso a rischio ed il costo per il pagamento dello straordinario è di gran lunga superiore a quello che andrebbe sostenuto in caso di assunzione di medici ed infermieri. È solo uno dei tanti aspetti che emerge da un sopralluogo che un'apposita commissione regionale ha effettuato per un'analisi costi-benefici delle strutture pubbliche e private della sanità in Campania. A breve gli stessi componenti si recheranno a Bruxelles per un analogo lavoro che servirà poi per migliorare la qualità del servizio nelle aziende sanitarie campane. Della commissione fa parte anche il professore Giuseppe Funicelli, chirurgo di Agropoli e responsabile per le problematiche della sanità privata ed accreditata in Campania. Abbiamo riscontrato delle realtà dove c'è un'efficienza notevole e ci sono delle professionalità veramente interessanti a fronte poi di disfunzioni di reparti che andrebbero a mio parere addirittura chiusi. Questo andrà fatto sicuramente perché non è pensabile che noi riusciamo a realizzare una sanità migliore facendo sopravvivere naturalmente delle inefficienze che gravano sui costi della sanità. Quindi in effetti dobbiamo puntare assolutamente sull'efficienza e a questo proposito con la Commissione Sanità della Regione Campania saremo la settimana prossima a Bruxelles per valutare un cosiddetto spread della sanità, vedere le differenze di costi e di funzionamento con una realtà europea che poteva essere la Germania, ma visto che Bruxelles è la sede del Parlamento europeo, quindi approfittiamo per visitare un ospedale pubblico, l'ospedale di UI, è un ospedale universitario, un grande ospedale universitario per fare poi dei confronti con la sanità nostra regionale della Campania.